Nell'ultimo anno è cresciuto in maniera considerevole il numero delle pratiche lavorate e finanziate per il settore privato degli interventi di ripristino sugli immobili, resi inagibili dai terremoti a cavallo tra fine 2016 e inizio 2017. Secondo l'amministrazione teramana guidata dal sindaco D'Alberto, il 2021 ha impresso un'accelerazione senza precedenti all'intero iter tecnico-amministrativo della ricostruzione, grazie soprattutto ai risultati prodotti dall'ordinanza 100 firmata dal commissario straordinario Giovanni Legnini. Ma in città l'associazione Scuole Sicure Teramo denuncia la situazione di stallo della messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. Per l'associazione i progetti del comune sono fermi da tempo al palo e se non completati potrebbero portare alla perdita dei fondi. Non solo non è cambiato nulla, hanno fatto l'impiantistica antincendio in diverse scuole, comprese in scuole che devono essere abbattute e ricostruite, per cui non tenendo conto dello spreco del denaro pubblico. La cosa che ci preoccupa di più è che vengono dati per finiti e definitivi dei progetti di scuole quando ancora non se ne ha riscontro. Questo porta a un allungamento dei tempi immane e più che altro alla non trasparenza che noi invece speravamo tanto di trovare con questo nuovo sindaco. I fondi ci sono, ma se non ci sono i progetti si perde tutto. Esatto, si era puntato tanto sull'esternalizzazione, si dice che i progetti ci siano e siano definitivi, in realtà quello che si sa è che sono stati dati a delle persone esterne, ma di definitivo ancora non si è visto nulla. Abbiamo chiesto degli incontri al sindaco in cui abbiamo sottolineato l'errore di puntare tutto sull'antincendio. Capiamo anche il ruolo dell'assessore Cavallari, per carità, e la cosa grave è che appunto non ci sono dei dati oggettivi, non c'è un cambiamento reale, per cui senza un progetto i soldi non ci sono, perché se i soldi sono su carta e tu non fai il progetto i soldi li perdi. L'altro problema che secondo noi è grave è che è vero che si fanno tante interviste per le scale antincendio, ma queste scale antincendio anche dall'incontro non sono state ancora omologate, per cui si sono spesi soldi sulle scuole sbagliate e ne abbiamo più di 30. Magari avere anche un'omologazione sarebbe una cosa gradita.